Il vescovo di Ivrea, Monsignor Edoardo Cerrato, ha celebrato oggi, venerdì 24 novembre, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a San Giorgio Canavese, la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Monsignor Cerrato ha sottolineato durante l'omelia l'importanza del lavoro svolto dall'Arma. Grazie di quello che fate. Voi sapete che il popolo italiano vuole bene i carabinieri, lo sapete, ora possiamo magari anche non dimostrarlo come si dovrebbe, ma voi sapete quanto vogliamo bene i carabinieri. E vi vogliamo bene perché sappiamo quanto sia preziosa la vostra presenza dentro la società e quanto sia vicina alla gente la vostra presenza. Non è senza significato la vostra diffusione capillare sul territorio, che è un po' come, non è un po' come, sì, è un po' come la diffusione delle parrocchie, soltanto che noi siamo nati prima e quindi forse siete voi che avete preso da noi e non il contrario. E d'altra parte leggevo che il vostro primo statuto non è stato plasmato sulla razza della Compagnia di Gesù quando l'Arma dei Carabinieri fu fondata, e vuol dire che c'è qualche cosa di grande che accomuna voi e la vita della Chiesa, voi e il popolo, voi e la storia, qualcosa di grande che dentro di tutto questo ci accomuna. Bene, grazie per la vostra presenza, non soltanto qui, fa molto piacere, è bello fare festa con voi, ma soprattutto nella ferialità, nei giorni che scorrono, nei problemi, nelle difficoltà. Sappiamo a volte più grandi, a volte meno grandi, ma sembra comunque realtà che richiedono dedizione, sacrificio. Grazie per tutto questo. Sappiate che comunque la gente vi vuol bene, magari non apprezza più tanto altre categorie, ma a voi vuole bene. Grazie, sia lodato Gesù Cristo. Dopo la preghiera del carabiniere è salito sul pulpito il capitano Domenico Guerra, comandante della compagnia di Ivrea. Eccellenza Reverendissima, innanzitutto mi consenta di ringraziarla davvero sentitamente per averci onorato anche quest'anno della sua presenza, che sicuramente rende questa celebrazione ancora più solenne e per noi motivo di altissimo prestigio. Grazie. Buonasera a tutti, saluto il signor sindaco di San Giorgio, Andrea Zanusso, tutti i sindaci qui presenti che anche quest'anno ci testimoniano con la loro presenza quello che l'affetto, la stima reciproca che c'è con la nostra istituzione. Credo di aver visto anche il presidente di tutti i sindaci del Piemonte, il presidente dell'ANCI, ringrazio anche lui per la sua presenza, ringrazio gli amici delle altre forze dell'ordine, delle altre forze armate, le associazioni combattentistiche, le nostre cinque sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri del Canavese che rientrano nella giurisdizione della Compagnia di Ivrea. Abbiamo oggi anche, come avete visto, una rappresentanza in uniforme storica dei carabinieri in congedo della sezione di Chivasso, quindi ringrazio anche loro per la loro presenza. E naturalmente tutti gli amici e tutti i presenti che ancora una volta ci hanno onorato della loro presenza in questa nostra celebrazione, in questa ricorrenza. Oggi ricorre esattamente il 76° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culco al Verre da parte del primo battaglione carabinieri e zaptie mobilitato che il 21 novembre del 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d'Africa. Per quel fatto d'armi, alla bandiera dell'Arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione. Glorioso veterano di cruenti cimenti bellici,
destinato a rinforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Ha prestato saldamente la difesa dell'impervio settore fidatomi, per 3 mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti agguerrite forze, che conteneva e rintuzzava con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo, ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva al suo verchiante avversario in sanguinosa, impari lotta corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un solo eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita, perpetuando le gloriose tradizioni dell'arma. Culco Albert, Africa Orientale, agosto-novembre 1941. Quei caduti sono andati a far parte della folta schiera di carabinieri che in pace e in guerra hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all'estremo sacrificio. A tutti loro, tutti i familiari che con coraggio e dignità ne hanno sopportato la lacerante perdita, noi vogliamo rendere onore. Oggi si celebra anche la giornata dell'orfano ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che vogliamo rivolgere il nostro più sentito pensiero. Consentitemi infine di cogliere questa occasione per rivolgere ai miei carabinieri della Compagnia di Ivrea, che sono qui oggi rappresentati da tutti i comandanti dei vari reparti, quindi 14 stazioni carabinieri, nucleo operativo radiomobile, nucleo comando, centrale operativa, insomma, sono tanti reparti. Colgo questa occasione per dire a loro bravi. Bravi per tutte quelle volte in cui avrei voluto dirvelo, ma non c'è stato modo, purtroppo non c'è stato tempo di farlo. Però ecco, a volte, come diceva Sua Eccellenza, e lo ringrazio davvero per le parole che hanno toccato il cuore, credo che hanno toccato il cuore di tutti i carabinieri qui presenti, a volte basta poco, al carabiniere basta poco. Non dico, ecco, un bravo, un grazie è uno sprone formidabile per il carabiniere, perché il carabiniere è colui che, come si suol dire, mette il cuore sempre oltre l'ostacolo, no? E devo dire, sono testimone diretto del fatto che i carabinieri che lavorano ogni giorno in questo territorio, nel canavese, sui 95 comuni della nostra giurisdizione, ogni giorno lo fanno con impegno, non guardano l'orologio, non guardano il calendario, e si sacrificano nelle piccole e nelle grandi cose. E se riescono a fare questo, un ringraziamento doveroso lo rivolgo ai loro familiari, che mi sostengono con tanta pazienza e tanto amore. In conclusione vorrei cogliere ancora un 30 secondi della vostra attenzione per dirvi che, come abbiamo fatto l'anno scorso in un'apposita campagna di prevenzione per contrastare le truffe e i furti, proprio più o meno in questo periodo, anche quest'anno abbiamo pensato di lasciare, quando uscirete dalla chiesa, dalla parrocchia, di lasciarvi un vademecum con alcuni semplici consigli per evitare truffe e furti che purtroppo in questo periodo dell'anno tendenzialmente si verificano con più frequenza. Quindi chiederei ai signori sindaci, che sono qui numerosissimi, di, come al solito, come già fate sempre, come già facciamo ultimamente, collaborare ancora una volta su questo aspetto, su questo tema, su questo fenomeno, anche perché non semplicemente divulgando questi volantini, se avete modo di fotocopiarli e di divulgarli nelle vostre cittadine, nelle vostre realtà locali, credo sia qualcosa di sicuramente utile per tutti. Grazie ancora, grazie a tutti. Thank you.
siete fatti belli come siamo. Cosa cambiamo?